Poco fa parlavamo con Diego Fusaro anche del taglio dei parlamentari e il tuo intervento è stato molto apprezzato, no? Proprio su questo l'hai definito un voto di scambio, quello legato al taglio sui parlamentari. Hanno venduto il Parlamento al governo, una cosa schifosa. Il popolo poi, cioè, non è affidabile il fatto che siano tutti contenti del taglio, perché sarebbero contenti del taglio dello stipendio. Se tu dicessi 1.000 parlamentari o anche 1.200 gratis, il problema sarebbe finito. Sono i privilegi relativi al ruolo che rendono antipatica la categoria, però tutta la categoria di chi è al potere è antipatica, perché il vecchio Pannella, che aveva idee anche sbagliate, è quello a cui dobbiamo, con un referendum, l'eliminazione del Ministero dell'Agricoltura e del Turismo. L'Italia è l'unico paese al mondo che non ha un Ministero del Turismo. Questo perché è stato eliminato con un referendum. Quindi il prossimo referendum chiaramente darà ragione al voto di questi mentecatti, incapaci, vigliacchi e ipocriti. Ma se tu poni il quesito dicendo volete la riduzione dei parlamentari o la riduzione degli stipendi, ovvero volete gli stessi parlamentari senza stipendio, vedrai che a quel punto rischiamo pure di vincerlo. Occorre formularlo attraverso un riferimento preciso all'indennità. Se poi tu dici chi fa il parlamentare deve pagare lui, questo è il massimo, quindi lo fanno mettere anche 2.000. Certo, ma oltretutto aggiungiamo che, avendo seguito anche un po' tutte le fasi di questo taglio ai parlamentari, da molto che se ne parla, che il Movimento 5 Stelle ne parla, io non ho visto entusiasmo nel popolo, nella gente. Solo loro hanno festeggiato, no? Se non sbaglio. Loro hanno festeggiato, il popolo non gliene frega niente, se gliene frega vota contro i parlamentari, questo non c'è dubbio, se dovesse essere chiamato. Però i sondaggi hanno dato l'80% il favore per la riduzione. Certo, perché non è intesa come riduzione delle persone. Se tu dici riduciamo l'esercito del 30%, la cosa non interessa a nessuno. Ridurre i parlamentari vuol dire ridurre gli stipendi di questi parlamentari, compresi quel mentecatto di Di Maio e degli altri che prendono 20.000 euro al mese. Quindi il fatto è che quando tu colleghi il ruolo di parlamentare alle sue condizioni economiche, a quel punto l'invidia inevitabile porta a condividere il progetto di riduzione, ma è un'operazione, come dire, prospettica. Nella fase attuale ciò che è accaduto in Parlamento non ha appassionato il popolo, perché per nulla, è certo, ma è chiaro, come tu dici, ma non va, anche perché non cambia nulla per il popolo, che cambia nulla, assolutamente nulla, neppure una virgola. Una domanda proprio su questo: solo tu e pochissimi altri avete votato contro. Se vota a favore il PD lo capiamo, se vota a favore la Lega meno, la Lega, Forza Italia, perché secondo te hanno votato a favore? Perché hanno avuto paura del popolo, siccome questa riduzione è ritenuta popolare, che sta con il popolo. Quindi la vergogna della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia è stata di votare come i 5 Stelle. Glielo ho detto, più importante è votare contro i 5 Stelle che votare come vuole il popolo. Oltretutto il PD ha fatto la cosa più schifosa, essendo un partito disperso e disperato, perché per 3 volte ha votato contro e quest'unica volta ha votato vendendo il Parlamento al governo. Cioè il Parlamento ha un'autonomia rispetto al governo, ma ha votato il PD in favore di questa riduzione perché sono alleati al governo con i 5 Stelle. Sono proprio schifosa, merdosa, un commercio orrendo che, se il popolo lo capisse bene, guarderebbe con odio. A quel punto, contro i 5 Stelle, sarebbe stato importante che votasse la Lega, Forza Italia. Invece hanno votato come il PD. Il paradosso è che alla fine il PD e la Lega hanno votato allo stesso modo, per mostrarsi davanti al popolo quelli che vogliono la riduzione. C'è uno schifo di ipocriti, è difficile vederli peggiori. Io sono d'accordo, oltretutto sono d'accordo su questo tipo di incoerenza, no? Incongruenza. Oltretutto mi pare che abbiano applaudito il tuo intervento i leghisti. Sì, sì, tutti l'hanno applaudito. Se avessi ottenuto il voto segreto, avrei avuto un voto opposto. Certo. Allora, dicono, cosa pensa Vittorio Sgarbi dello stipendio di Rocco Casalino? Come quello degli altri, suppongo, insomma, non è che lui... No, perché è uscita, io... Perché? Forse non... Sì. Mi ha scritto disperato perché l'avrei attaccato dopo che l'ho salutato, perché io generalmente non lo salutavo, adesso lo saluto. In realtà il mio ufficio stampa ha riassumato una cosa di un anno fa in cui dicevo che lui
prende a 40 collaboratori, prende 6.000 euro al mese, era per prendere uno dei 5 Stelle e mostrare che i privilegi ce li hanno anche loro. Quando sono entrato al Parlamento è arrivato Bonafede, ministro di giustizia, con 5 uomini di scorta, per cui gli apparati dei ministeri, i sottosegretari e le scorte sono state affatto ridotte, per cui era un modo che io non ho poi tra l'altro chiesto, che il mio ufficio stampa ha scelto autonomamente per indicare la contraddizione fra quello che loro facevano e stavano protestando, stavano manifestando in piazza per esaltare la riduzione, ma in realtà nessuno di loro aveva ridotto i propri privilegi. E Sgarbi, quindi, scrivono, e poi ti lasciamo, Sgarbi, il taglio fa risparmiare soldi a noi cittadini e ha fatto ricco gente come te. Vabbè, questi, io sono, non sono ricco e i miei guadagni non sono legati in alcun modo al Parlamento, perché ho una denuncia di reddito di circa 1 milione di euro perché lavoro come un forsennato, e quindi questo, certo, sta dicendo delle idiozie. I miei soldi vanno solo ai figli e quindi non mi hanno affatto ricco. Ho lavorato, tanto è vero che in Parlamento si conoscono solo i miei interventi. È chiaro poi che qualunque parlamentare ha avuto uno stipendio che chiunque può giudicare eccessivo, ma ammesso che lo sia, lo è a maggior ragione quello di un ministro degli esteri che prende l'indennità di parlamentare più quella di ministro. Quindi il signor Di Maio, che appartiene alla categoria dei riduttori, prende molto più di me, per cui tutto è relativo. È chiaro che se la classe dirigente italiana deve non prendere stipendio, così come la classe dirigente privata, possiamo anche convenire. Fare il parlamentare lo fai gratis, io faccio il sindaco gratis, il prosindaco di Urbino gratis, il presidente del Museo Mart gratis, il presidente della Fondazione Carola gratis. Quindi non posso ascoltare uno che non fa niente ed è abituato a non vedere niente. Lo stipendio parlamentare ha dei parametri che potrebbero essere ridotti e che sono l'unica materia su cui si può discutere. La riduzione dei parlamentari è pura demagogia per gente come questo che non sa quello che dice. E un altro ci scrive, però i grillini hanno restituito 100 milioni di euro in 8 anni. Beh, credo tanti, mi parlo una cifra piccola, perché 100 milioni di euro in 8 anni sono una cifra molto limitata. Poi la loro restituzione è una forma di demagogia e per ottenere dei voti, nel senso che in realtà molti non hanno restituito, molti hanno rimborsi compensativi di quello che restituiscono, cioè restituiscono 2 e prendono altrettanti 2 di rimborsi per i viaggi, per gli appartamenti, per tutto. Quindi non è una cosa su cui si può essere così tranquilli che abbiano temperato le loro regole. Poi se quelle regole indicano una riduzione, l'unica riduzione non deve essere del numero dei rappresentanti, ma probabilmente degli emolumenti. E su questo, come dico, sarebbe più popolare, io lo proporrò, una proposta di legge che dica i parlamentari non devono prendere stipendio, quindi devono essere ricchi. Il ricco può avere il posto. Che discorso è? Anche la riduzione dei vitalizi, per uno che fa il parlamentare per molti anni, non fare più il lavoro di prima vuol dire avere dei problemi che il vitalizio compensa. Per cui se uno considera che il lavoro di parlamentare sia una schifezza, si può fare meglio. Abolire il Parlamento, però si può fare benissimo. Il Parlamento è pieno di zucche vuote che votano appena si sentono minacciati da indicazioni come queste. Quindi elimini il Parlamento e hai risolto. Ma i parlamenti, certo, teoricamente rappresentano quello che il popolo chiede per essere rappresentati. Non lasciamoci prendere da queste derive. Oltretutto invito gli ascoltatori, i cittadini, a prendere passione per quelle cose che veramente ti cambiano la vita in meglio, non per stupidaggini che cambiano nulla. Comunque il parlamentare, sì, sì, rispetto all'uomo di governo parla, perché il parlamentare ha una posizione da esprimere per ottenere una maggioranza su una proposta di legge. Quindi non è uno che ha un potere operativo come un ministro. Il parlare è quello che fai anche tu. Tu per radio, come tutti quelli che sono in televisione o alla radio, parli. Chi parla, immagino che sia pagato. Tu avrai uno stipendio. Certo. Quindi il problema è capire se chi parla deve essere pagato oppure deve parlare e non essere pagato. Quindi la logica del Parlamento è che alcune persone dibattono questioni relative ai diritti delle donne, ai diritti degli omosessuali, ai diritti dei lavoratori, e per questo parlano, dibattono e votano. Questo ha un prezzo, potrebbe anche non averlo, però di fatto non capisco perché bisogna criminalizzare chi lavora con la parola. Una cosa è il ministro Di Maio, che ha un potere pratico, esecutivo, si chiama esecutivo, il Parlamento parla, per cui
pensare che il parlamentare non merita perché parla sarebbe come dire che tu sei alla radio, ti diverti e hai successo, dovresti farlo gratis. Può anche darsi, uno lo fa gratis, è benissimo, però è faticoso dover spiegare che il parlamentare è una funzione che ha una, come quella di chi lavora alla radio, che richiede una, come dire, indennità. Non la vuoi, devi dare indennità, però non è che puoi stabilire che è meglio non parlare, che è meglio tagliare le persone, che è meglio avere meno radio che più radio, perché mai? Non si capisce.